sono ben accetto ovviamente il contributo di tutti. No, è una cosa piuttosto tecnica, nel senso che l'assessorato ci chiede di indicare, e stiamo nel tema, quindi aree sulle quali voler piantumare, cioè mettere a dimora delle piante. Allora, ritengo che non si esaurirà nella serata, probabilmente do l'incarico intanto a pensarci. Se vi venisse in mente qualche area particolare, allora innanzitutto non ci è chiesto di indicare quanti e quali alberi vogliamo, ma indicare delle aree sui quali il settore proverà a valutare la fattibilità di una messa a dimora di piante. Allora, se c'è già qualche indicazione in merito, io comincio a segnarle, poi ci prendiamo l'incarico tutti eventualmente di fornire, magari anche per appunto per la prossima convocazione, chiudiamo un elenco. Sì, ci pensiamo, non credo servano 6 mesi, quindi abbiamo una settimana di tempo, proviamo a fare delle proposte. Teniamo presente che non è detto che verranno accolte in toto, quindi noi proviamo a proporle. Ci sono aree dove è possibile e altre dove forse per motivi tecnici di spazi, di profondità del terreno, eventualmente box al di sotto non permettono ovviamente di piantumare alberi ad alto fusto e via dicendo. Quindi, senza specificare la natura e la tipologia di albero, individuiamo delle aree sulle quali secondo noi potremmo chiedere la piantumazione. Deve essere area verde gestita dal comune. Sì, perché non si piantuma su area privata e non si piantuma su aree che non sono. Per il giardino di casa tua niente. Per il giardino di casa tua niente. Possiamo anche provare a proporre, però ovviamente sarà il comune stesso a dire. No, in teoria devono essere aree già in carico, perché l'iter di recepimento di presa in carico è piuttosto lungo, lo sapete, chi è il comitato Comasina in particolare sa i tempi che richiede la presa in carico di un'area, sono piuttosto lunghi. Quindi, se ci sono aree che già in gestione del comune di Milano vi sembrano possano essere adibite a questa nuova piantumazione, tenete presente che se è stato appena tagliato un albero, per legge verrà sostituito, quindi non andiamo a indicare dove sono stati tolti, perché verranno sostituiti, se non in quel posto lì, da un'altra parte. Però se fosse da un'altra parte potremmo indicare dove. Il posto dove gli alberi che vengono tolti perché malati, malandati o comunque prossimi alla caduta, sono per legge sostituiti, quindi non chiediamo di ripiantarli dove c'erano. Ho visto un annetto, prima era bello, ma allora se ci sono già delle indicazioni. La terza. Allora, io ovviamente come commissione ambiente faccio in questo momento soltanto faccio le veci di Agnus Dei, la mia commissione è la politiche sociali. Non so cosa abbia detto il consigliere Perego, ma lo ignoro. Stava scherzando, penso. Non so, come approccio mi sembra un po' quello seguito in altre occasioni, dilettanti allo sbaraglio. È possibile avere, se esiste, dagli uffici tecnici, no? La mappa delle aree e l'indice di... ci sarà in comune una cosa del genere? Non credo che questi dalla sera alla mattina per fare un lavoro alle commissioni ci dicono andate in giro e cercate di seminare alberi dove vi capita. Cioè davvero mi sembra una cosa da dilettante allo sbaraglio. Fateci sapere se è così, se il comune di Milano non ha una mappa di aree verdi, non ha un numero di alberi per aree verdi. Cioè, perché dovremmo partire di là? Scusa, non ho capito. Il comune c'ha tutto, ma tu devi indicare dove non ci sono gli alberi. Cosa ti serve sapere dove ci sono? Cioè, non capisco la tua richiesta, che finalità ha. Allora, Presidente Motta, lei è laureato in fisica. Sì. Quando si dice indice, no? Si intende un rapporto tra numero di alberi ed area.
Per cui io partirei da una considerazione di questo tipo. Ah, quel dato in lì modo da rapportarlo non è accessibile. Non è? No, non c'è che io sappia un indice di... Beh, cioè, il comune di Milano sa quanti alberi ci certo, sono in Viale Cagranda. Sì, certo. Perfetto. Sono tutti georeferenziati. Esiste una cartina che li localizza uno possiamo, a uno. Possiamo portare in commissione questi dati? Possiamo ma noi siamo tecnici, cioè noi siamo... Non siamo tecnici, non c'è chiesto di fare una valutazione in base all'indice di piantumazione. Ci sono delle aree sulle quali i cittadini, che voi sappiate, chiedono più ombra, più fresco, una sorta di come si dice, barriera ai rumori verde piuttosto che altre. Cioè, io non ho... Io ho accesso a tutti questi alle piantine, alle cartografie. Non possiamo. Ma e cosa faccio? Lo proietto qui. Non è che esiste un elenco. Cioè, sì, si può estrarre un elenco in formato Excel, ma cosa te ne fai? Ma scusi, cioè, uno viene da. Io vengo dal quartiere Bicocca. Perfetto. Pellegrini, come sappiamo tutti, viene da un certo. Da un altro. Allora, ognuno va a chiedere soltanto gli alberi sotto casa sua e magari praticamente non riusciamo. E non è sufficiente? Posso finire? Posso? Cioè, e magari non riusciamo ad avere come consigliere di zona. Una visuale un po' più ampia su quello che è la zona. Ognuno deve guardare il proprio ombelico. Ma siamo in 41. Se ognuno guarda il suo ombelico, la zona la copriamo tutti, eh? Cioè. Non ha senso. Scusate. Non ha senso partire da singole segnalazioni che uno fa sotto casa e non ha una visione dell'insieme. Perché o hai una visione dell'insieme all'interno del quale metti delle cose, oppure. Le facciamo dice delle cose, sì, dice delle cose. Anch'io vengo qua, le dico, ma se vado al bar posso dire delle cose, se vengo qua forse dovrei dare una direzione alle cose che dico, perché altrimenti se siamo capaci diciamo, di farlo diciamo non svolgo il mio compito a pieno, allora se abbiamo allora evitiamo di spendere anche soldi per fare una commissione ad hoc, secondo me, o abbiamo piano delle aree verdi che sono previste rispetto alle quali c'è un progetto, ma altrimenti. Ma se c'è un progetto non dobbiamo decidere allora, niente, c'è allora, già un progetto. Scusate, quali sono le aree comunali disponibili? Dateci almeno l'elenco, se almeno partiamo tutte, da quello. Tutte, poi sarà il tecnico a dirti si può o non si può. Cioè non ci vorrà molto a chiedere che su Enrico Fermi piantino delle piante piuttosto che abbiamo i cittadini che chiedono Pianel. Via Pianel, via Pollini, e non possiamo indicare quell'area. Ci abbiamo le richieste dei cittadini per via Maloia e non possiamo indicare via Maloia. Non ci stanno chiedendo delle priorità adesso, ci chiedono di costituire un elenco, poi vaglieranno, magari poi sulla base di quello ci chiederanno qualcosa di più, perché piantumare dappertutto ovviamente non si può. Cioè, non credo ci voglia sta grande conoscenza tecnica, perché non siamo tenuti ad essere tecnici. Siamo parte politica, possiamo anche, ma non siamo tenuti ad esserlo, e dobbiamo solo indicare delle aree su cui a nostro parere sia gradevole per i cittadini avere sulle delle... rotatorie si può mettere... No, sulle rotatorie non si possono piantare Non ci è la domanda che ho fatto io, no? Proviamoci che è meglio. Allora non... Vabbè, a me non fa problema. La zona 9 può anche non proporre niente. Cioè... allora, aspetto vostre segnalazioni per il prossimo incontro. Io voglio una situazione qua dentro. Però che questo è fuori. Indicazioni di aree sulle quali chiediamo la piantumazione. Aree verdi sulle quali piantumare. Marijuana.